sbagliando, brava. Questo è il triplo e mezzo avanti Carpiato, il secondo tuffo di Francesca. Questo è stato il suo tuffo migliore di oggi, peccato anche qui l'entrata, però 65 punti, ha fatto veramente un ottimo triplo e mezzo avanti, 3.1 di difficoltà, uno dei migliori visti oggi in gara. E poi c'era il suo tuffo osso duro, nel senso delicato, doppio e mezzo indietro Carpiato. Ma diciamo che l'ha salvato rispetto alla giornata di ieri, è entrata un po' scarsa, però era un punteggio che ci poteva soddisfare, 58-50, rimaneva ancora in corsa. Però non è stato perfetto il quarto round, cioè, eccolo qua, il doppio e mezzo rovesciato Carpiato. Esce completamente a gambe piegate e i giudici se ne accorgono perché 54 punti sono troppo pochi per ambire a una finale. Peccato perché ieri l'aveva fatto meglio. E poi però c'è stato l'ultimo tuffo, il cavallo di battaglia di Francesca, il doppio e mezzo avanti Carpiato con un avvitamento. Doveva fare 72 punti, ne ha fatti 70, grande, gran bel tuffo per Francesca che ha provato il tutto per tutto, ci ha provato, bisogna darne atto. Pensa a te, avessi avuto ragione nella votazione di questo doppio e mezzo avanti Carpiato con un avvitamento sarebbero stati 72 punti e non 70, e per due punti Francesca... Che gran peccato sarebbe dentro a questa finale.